Ciao viaggiatori, in questo video andrò a spiegarvi come trovare il miglior hotel per i vostri viaggi. È lo stesso sistema che applico io quando vado a programmare, a progettare una nuova partenza. È una cosa molto semplice. Per farlo mi avvalgo di Google Maps e di Google Street View. Adesso vi faccio scoprire come. Per trovare l'hotel migliore seguo 8 punti precisi. Innanzitutto cerco l'hotel, la struttura su Google Maps. Secondariamente controllo la zona con Street View. Poi controllo i servizi come ristoranti, trasporti, supermercati. Controllo i feedback, verifico sui portali, raffronto sul sito dell'hotel, controllo quali sono le dotazioni della camera ed infine prenoto. Ma analizziamo passo per passo. Cominciamo dalla ricerca della struttura su Google Maps. In questo caso diciamo che voglio andare a Copenaghen. Eccola qua, viene già suggerita, e qui troviamo su Google Maps immediatamente quella che è la mappa di Copenaghen. Posso decidere di avvicinarmi un po', come in questo caso al centro, ma io voglio andare a cercare gli hotel, oppure potrei andare a cercare i bed and breakfast, oppure potrei andare a cercare magari degli ostelli. Allora, proviamo con gli hotel. In questo caso digito hotel, senza nessuna altra specificazione, faccio la ricerca e vedo che sulla mappa mi appaiono già un sacco di proposte. Tra l'altro Google Maps ha l'opportunità di vedere anche alcune proposte di prezzo. In questo modo posso riuscire a farmi immediatamente un'idea di quello che cerco. Tra l'altro posso avere anche un'idea se questi hotel si trovano in centro, come in questo caso, oppure si trovano magari nella prima o nella seconda, terza periferia, anche qual è la loro distanza, ad esempio, rispetto a quello che può essere l'aeroporto della città. Come faccio la ricerca per gli hotel? Posso farla chiaramente anche per i bed and breakfast. Ad esempio, se scriviamo bed and breakfast, eccola qua, vedrete che ci appaiono tutte quelle che sono questo tipo di strutture in città. Stesso discorso se voglio fare la ricerca per un ostello. Eccolo qua. Torniamo comunque alla nostra ricerca hotel per andare ad approfondire quelle che sono le informazioni che posso acquisire. Passiamo al controllo della zona con Street View. Innanzitutto posso andare a controllare la zona. In questo caso vado ad individuare questo tipo di struttura. In questo caso è un hotel a una stella, che di fatto è un ostello. Posso fare clic sopra e posso avere già tutta una serie di informazioni, magari anche un'indicazione del prezzo. Ma quello che faccio io solitamente è andare a verificare un attimino la zona, e per fare questo mi avvalgo di Google Street View. Ecco qua il nostro omino, lo attivo. Lo trascino sulla via davanti all'ostello e vado a guardare un attimino in che zona mi trovo. Verifichiamo i servizi in zona, sempre con Google Maps. Innanzitutto vedo ad esempio qua che c'è un supermercato e poi trovo qua la nostra struttura. Eccola qua. In questo caso l'ostello Generator. Ostello tra l'altro dove siamo stati durante un nostro viaggio. Vedo tra l'altro che qua ci sono dei lavori in corso, ma magari la fotografia potrebbe essere antecedente. Magari mi sposto un pochino per andare a vedere nelle strade vicino qual è la situazione, e insomma capisco subito che mi trovo in città, che è una zona servita. Qua ad esempio c'è una caffetteria, ci sono dei negozi. Posso spostarmi ancora un po' e andare a vedere magari cosa c'è qui vicino, non siamo troppo distanti, e scopro a questo punto di trovarmi proprio nel centro storico di quella che è la città di Copenaghen. Questo è Nyhavn, ad esempio. In questo modo posso capire che sono vicinissimo a una delle attrazioni principali, e posso farmi un'idea più approfondita se questa struttura potrebbe andar bene per quelle che sono le mie esigenze. Pertanto ho fatto questi tre passi: ho verificato la destinazione, ho fatto la ricerca su Google Maps,
ho fatto il controllo della zona con Street View, ho fatto il controllo di quelli che possono essere i ristoranti, ma anche i servizi, perché se io vado a verificare su Google Maps e scrivo ad esempio metro, ecco qua che trovo quelle che sono le stazioni della metropolitana più vicine e sono in grado di capire quale sarà la distanza tra il mio hotel o il mio ostello e quella che è la stazione della metro e le principali linee della metropolitana. In questo caso la vicinanza è netta e ho addirittura 4 linee della metropolitana. Tra l'altro Google Maps mi dà anche l'opportunità di verificare quali sono le principali attrazioni vicino alla mia struttura. In questo caso troviamo ancora evidenziata il nostro hotel, ma vediamo che vicino all'hotel troviamo anche questo castello, che tra l'altro è un bellissimo castello con un giardino meraviglioso, ma ci troviamo vicini anche a Nyhavn, oppure vediamo quale che è la posizione rispetto alle principali cose da vedere in città. Controlliamo i feedback. Andiamo a verificare anche quelli che sono i feedback della struttura, semplicemente andando a leggere quelle che sono le recensioni. Possiamo avere un'idea di quelle sono le recensioni ad esempio da parte delle coppie oppure da parte delle famiglie. Possiamo andare a leggere direttamente quelle delle famiglie. Quello che uso io stesso fare più spesso è andare a leggere le singole recensioni, perché mi posso fare un'idea precisa di quello che dicono le persone, perché ad esempio in questo caso da un ostello non è che ci possiamo aspettare chissà cosa in termini di qualità delle stanze, in termini chiaramente il feedback va sempre rapportato e raffrontato con il rapporto di qualità prezzo. Verifichiamo e confrontiamo sugli altri portali. Vado a questo punto a verificare su quelli che sono i principali portali di prenotazione. Ne cito un paio, Booking ad esempio, in questo caso posso avere una particolare offerta. Vado a vedere su Trivago, e qui chiaramente magari mi permette anche di confrontare attraverso diversi portali, ma vado a verificare anche su quello che è il sito diretto della struttura, perché magari riesco a trovare delle offerte migliori. Ricordatevi una cosa, che talvolta le camere presenti sui portali più comuni di prenotazione non sempre sono le camere migliori, perché l'hotel va a inserire le camere, quelle un po' così così, sui portali magari a un prezzo scontato. Per evitare brutte sorprese, prima di prenotare controllate sempre cosa incluso nella camera e cosa no, a cominciare dalla colazione. Secondariamente controllate il tipo di letti, controllate la superficie della camera, controllate, se indicato e dovrebbe essere indicato, che tipo di servizio igienico che c'è e soprattutto che ci sia il servizio igienico in camera. Una cosa che noi controlliamo sempre è il parcheggio, se il parcheggio c'è, se è un parcheggio pubblico, se è un parcheggio privato e soprattutto se è un parcheggio a pagamento. Quando andiamo a prenotare, prestiamo particolare attenzione a quelle che sono le politiche di cancellazione. Magari ci mettiamo un alert quando sarà il giorno precedente all'ultimo giorno dopo il quale andremo a perdere la nostra ipotetica caparra. Creiamo una vera e propria agenda delle prenotazioni, specialmente se il nostro viaggio è un tour e prevede diverse tappe. In questo modo non avremo problemi se poi vorremo cambiare o sostituire un hotel, perché avremo bene in mente sempre quali sono le date di scadenza per le cancellazioni preventive e non rischieremo in questo modo di perdere la nostra caparra. Da viaggiatore, una cosa che alla quale ci tengo particolarmente è di cercare di non far tante prenotazioni inutili. I portali di prenotazione non sono un gioco, gli hotel, le strutture non giocano a ricevere prenotazioni e pertanto se non è vostra intenzione partire, se sapete che probabilmente quella vacanza non la farete, evitate di fare una prenotazione assolutamente inutile. A questo punto avrò trovato la mia struttura perfetta, quella che mi garantirà una gran vacanza, un gran viaggio. E cosa faccio? Prenoto. Prenoto, posso farlo chiaramente con una carta di pagamento, che può essere una carta di credito, una carta di debito, quella che è.
spesso si tratta di una Mastercard, di una Visa, oppure magari potete pagare con PayPal. Iscrivetevi al canale per restare aggiornati. Se avete dubbi, scrivete a fabio@bambinicolavaligia.com. L'appuntamento è con il prossimo video, con i nostri consigli di viaggio. Mi raccomando, disegnate, sognate, create itinerari, perché viaggiare è vivere. Non dimentichiamolo mai.